Buonasera a tutti. Allora, dici un po' nome e cognome, cosa fai di lavoro, dove vivi? Allora, ho 39 anni, sono Luigi Lonati e vivo a Vimodrone, sono nato a Milano e di lavoro faccio un lavoro un po' strano, l'addetto di sala conta. Conta. Sì, praticamente conto denaro dei centri commerciali e lavoriamo per le banche in sostanza. Ok, sei un attivista del movimento? Sono iscritto al movimento già dal 2009, per problemi di tempo non ho mai potuto partecipare attivamente, però ho firmato sempre a tutte le cose, insomma. Faccio qualche domanda a caso nel gruppo che abbiamo qua. Allora, sai che è stato fissato il compenso dei consiglieri a 2.500 euro netti, però qualcuno pensa che si dovrebbe variare questa cifra in funzione dello stipendio precedente della persona eletta. Tu cosa ne pensi? Secondo me si può anche mettere quello che uno percepisce già normalmente. Mi riesce un po' difficile capire però se uno è disoccupato. No, tu cosa ne pensi? Cioè, allora, la posizione del movimento è stata cifra fissa. Sì. Qualcuno non è d'accordo. Tu cosa ne pensi? È giusto cifra fissa? Ma è giusto variare? No, la cifra fissa secondo me è più giusta nel senso che pone tutti sullo stesso piano, diciamo, non crea discrepanze, differenze. Insomma. Allora, un'altra domanda. Tu usi social network, wiki, sistemi di messaggistica? Sì. Quali? Sì, più o meno i soliti Facebook, Twitter, quando ho tempo chiaramente. Ma riesci tutti i giorni a... Non tutti i giorni. Allora, altre domande. Tu ti ricordi le 5 stelle del movimento a cosa corrispondono? Sono associate a dei temi? Sì, diciamo il tema... Quali ti ricordi? Sì, vabbè. Diciamo che il programma del movimento si articola in più di 5 stelle. Sì. Dunque c'è la, diciamo, la salute, l'ambiente, l'istruzione, i trasporti, così via, insomma, è abbastanza variegato. Allora, ipotizziamo che tu sia eletto. Come ti immagini la tua giornata tipo da consigliere regionale? Essere presente innanzitutto, visto cosa fanno quelli... che ci sono stati fino adesso. Però quelli del movimento si fanno il mazzo, quindi... Esatto, dunque oltre la presenza in aula, dare la disponibilità alle manifestazioni, a presenziare per ogni situazione, diciamo, che lo richiede, insomma. Anche perché per diffondere sempre di più le idee di questo movimento... è necessario impegnarsi, anche per questo come idea di base mi metterei in aspettativa, cioè, non retribuita chiaramente. Allora, un'altra domanda, secondo te quali sono i provvedimenti più urgenti da realizzare nell'ambito del trasporto pubblico a Milano o a livello regionale? Allora, più urgenti? Allora, diciamo, le cose più urgenti, bisogna migliorare la qualità dell'aria, assolutamente, perché... è collegata anche alla salute e ai costi della salute. Di conseguenza il trasporto pubblico bisogna potenziarlo, perché per dire Milano ha intere zone che non sono servite da nulla. Per quanto riguarda la regione, investire sicuramente nel trasporto dei treni, è inutile fare la TAV se poi non abbiamo i treni locali che funzionano. E poi il fatto del trasporto fluviale. Perché in Regione Lombardia abbiamo una rete fluviale che fa parte del sistema europeo, che si, diciamo, da Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto ha 987 chilometri sfruttabili. Di conseguenza un convoglio di sole 2 chiatte da 100 metri può trasportare l'equivalente di 3 treni merci o di 75 tir da 20 tonnellate. Di conseguenza
bisogna investire su quello. Ok, ultimissima domanda, ti sei offerto anche come per la presidenza o solo come consigliere? Solo come consigliere. Ok, grazie.